La fava cottoia di Modica è un legume che viene consumato principalmente coltivato nel territorio di Modica. Si chiama cottoia perché è un legume che rispetto ad altre fave che possono essere coltivate in determinati altri territori ha una cuocibilità in tempi brevi e non necessita l'ammollo come succede con molti altri legumi. Noi lo consideriamo la fava il re dei legumi perché ha tante caratteristiche e fino al dopoguerra veniva utilizzato, specie nella zona della contea di Modica, come piatto unico ed esclusivo per la stragrande maggioranza degli abitanti della popolazione. La fava cottoia ha ricoperto sempre un ruolo molto importante nella vita contadina del nostro territorio. Ha avuto sempre diversi aspetti positivi, da un aspetto positivo legato all'arricchimento che la fava dà al terreno, perché è una fissatrice di azoto. Infatti vediamo le radici dove ci sono appunto le particelle, diciamo ancora gli ovuli, che sono le parti di azoto che la pianta rilascia al terreno. Poi l'importanza maggiore è stata quella di essere utilizzata come alimento umano ed è stato un piatto nutriente e completo perché è molto ricca di proteine, vitamine e necessita solo di essere pizzicata. Pizzicata significa che bisogna togliere la parte nera che è l'ilio, bisogna togliere, questa è un'operazione molto semplice che viene fatta anche manualmente con un coltello, che consiste proprio nel togliere questa parte che è una parte che dà una caratteristica di durezza e così viene fuori una zuppa che viene utilizzata, diciamo, come piatto completo. E oltre a essere consumata come zuppa si può fare anche il macco, che è una vellutata, si chiama macco proprio perché le fave vengono non solo tolta la parte nera dell'ilio ma viene decorticato totalmente e in questo caso diventa una crema proprio di fave, che è un'ottima zuppa che viene utilizzata o tal quale o con l'aggiunta di pasta, quindi con delle minestre. La fava cottoia si può mangiare in tutto il mondo, però si può coltivare solo a Modica perché la cuocibilità è data dalle caratteristiche chimico-fisiche del terreno e un po' anche al microclima. Questo ha favorito anche una certa garanzia di alimentazione, tant'è che veniva anche detto che i contadini della zona del Modicano erano anche più robusti e forti perché questa robustezza e resistenza fisica veniva abbinata anche a un'alimentazione nutriente e completa che veniva fatta proprio a base di fava. La fava cottoia di Modica è attualmente coltivata da una ventina di produttori. Abbiamo formato un gruppo, un'associazione, l'associazione si chiama Confraternita della Fava Cottoia di Modica e il prodotto è stato riconosciuto da Slow Food come prodotto valido per le caratteristiche che ha, è un prodotto che mantiene le caratteristiche appunto della biodiversità. E insieme un po' con tutti questi produttori abbiamo fatto anche dei pacchetti che riusciamo anche a mandarla in mercati che non è solo il mercato locale.